a Torino. Grazie alle ragazze che ci hanno portato i fiori, sono scappati subito. Allora riposiamo un attimo perché è il momento di salutare, è il momento di salutarci, anche se questa atmosfera vorremmo stare qui tutta la notte, ma non è possibile. Questa sera era il modo migliore per commemorare tutti quei giovani che 100 anni fa, proprio in queste ore, iniziavano una terribile tragedia. Bene, domani, tra pochissimi minuti, 24 maggio, credo che in tutte le case degli italiani con la I maiuscola, quegli italiani che domani metteranno magari anche la bandiera alla finestra, in tutte le nostre case credo che un pensiero vada a quei giovani di 100 anni fa. Credo che questa sera quei giovani ci stiano sorridendo, perché con il sorriso noi possiamo continuare a avere speranza. Loro hanno vissuto una grande tragedia e quando ci pensiamo bene dobbiamo ammettere che noi a volte ci lamentiamo troppo. Siamo fortunati. E siamo fortunati. Di avervi presentato ancora una volta i protagonisti di questa serata. Iniziamo subito da un fiore piemontese, da Chiara che ci ha accompagnato nella seconda parte del concerto, grazie a te, Lucetta Rossetto, per avermi aiutato a accompagnare. Poi chiamiamo la voce recitante, Adriano Caramonte, e lui con la sua voce si è fatto immergere. Il direttore ospite, il maestro Lorenzo Della Fonte. Insieme alla banda, grazie al coro, a questo grande coro che non c'è. E ultimi, ma non ultimi, i giovani, questa banda di giovani che del Piemonte che avrà una bellissima carriera, avrete tanti anni ancora davanti e noi saremo pronti ad applaudirli e torneremo a casa dicendo a quelli che non ci sono, che non sanno cosa si sono persi. Giusto?